credo che sia importante puntare i riflettori su due questioni, soprattutto in una piazza come questa. La prima questione è che purtroppo oggi appunto ci ritroviamo qui per esprimere solidarietà con il popolo palestinese, però purtroppo ad oggi continuiamo a considerare quello che accade in Palestina come un fatto quasi lontano, che si riflette relativamente su di noi in maniera indiretta, quando invece è importante sottolineare che la posizione dell'Italia non è solamente la posizione di neutralità che abbiamo visto alle Nazioni Unite, ma è di complicità. In complicità in tutti i sensi, perché sono ormai decenni che va avanti la collaborazione militare tra Italia e Israele. Domani è Natale e il mio popolo non festeggerà. Non chiediamo di festeggiare, ma vi chiediamo di pensare ai bambini di Gaza, ai genitori che hanno perso i loro bambini, a quel nonno che stringeva sua nipote e le diceva Yaroh e Roh, anima della mia anima, ma il suo corpo era privo di anima. Di quanto siete fortunati a poter festeggiare con la vostra famiglia, nelle vostre case intorno a un tavolo, cose semplici che a Gaza non esistono più, perché Israele ha distrutto tutto, anche intere famiglie.